importante a questo imprenditore agricolo, una confisca di 50 milioni di euro. Sì, è un importante risultato che oggi la DIA ha conseguito grazie alla stretta sinergia con la Procura della Repubblica e con il dottor Giovanni Salvi e il Tribunale Misure di Prevenzione. Sicuramente si tratta di un colpo importante anche per la caratura dei soggetti. Non dimentichiamo che la famiglia Scinardo è stata legata alla famiglia Rampulla e uno dei Rampulla è stato incriminato dal Tribunale di Caltanissetta perché è l'artificiere della strage di Capaci. Solo qualche mese fa un altro sequestro imponente al figlio dello Scinardo. In quel caso parliamo di una confisca in via definitiva, quindi è stato un importante risultato segnato dall'attività dello Stato. Lo Stato è presente e continua la lotta alla criminalità organizzata, assestando dei colpi importanti e disarticolandoli, togliendogli le finanze. Il clan di Mistretta è stato decapitato? Sicuramente il clan di Mistretta ha avuto un altro duro colpo e speriamo di continuare sempre su questa strada e di assestare colpi importanti con la Procura della Repubblica seguire una strategia importante segnata anche dal procuratore Salvi e dalla Procura di Messina, dal dottore anche Loforte, nella lotta alla criminalità organizzata e nella lotta a Cosa Nostra. Dal punto di vista tecnico, come andrà a andare? Beh, prima abbiamo stabilito un profilo criminale del soggetto che è stato possibile stilare grazie a importanti indagini che sono state sviluppate nel corso degli anni sul fronte antimafia. Parlo del procedimento Montagna, parlo del procedimento Ibis, del procedimento Dionisio, del procedimento Petrini, da cui sono stati fatti gli elementi per stilare un profilo criminale del soggetto, dello Scinardo, e poi ovviamente svolgere gli accertamenti patrimoniali che hanno permesso di stabilire la sperequazione dei redditi percepiti e dei beni posseduti dello Scinardo e quindi arrivare poi alla confisca dei beni. Questo ovviamente sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Catania. La sinergia con la Procura è un nuovo modello vincente nella lotta alla mafia? Guardi, intanto la sinergia con la Procura è importantissima e tra l'altro qui a Catania c'è un grande lavoro di squadra con la Procura della Repubblica, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. La DIA è una forza a disposizione e che continua giorno dopo giorno a far parte di questa squadra e a giocare per questa squadra. Possiamo riepilogare i beni oggetto del sequestro? Sì, sono circa 700 ettari di terreno, 33 immobili e 7 autoveicoli e quindi oggi è un'altra confisca importante assegnata al clan.